Cari amici appassionati di tennis, ho il piacere oggi di ritrovare due amici giornalisti di tennis, nella fattispecie di Ubi Tennis, Laura Guidobaldi e Ilvio Vidovic. Ciao ragazzi! Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Beh, intanto voglio dire, è un piacere risentirvi ragazzi, e siete reduci dalla bellissima esperienza, bellissima e anche faticosa, perché poi bisogna dirlo, a Roland Garros, secondo slam di questa stagione 2018. Tra l'altro abbiamo Laura nella sua casa, Ilvio, tra l'altro in macchina, e quindi insomma è anche la nostra pagina di YouTube va al di là di ogni immaginazione. Ecco. Tutto bene, Eh sì, ragazzi, fermo, innanzitutto. ecco. Dimmi. Specie noi che sono fermo, ecco, sono fermo, Esatto. ecco, tu mi danno. Ci mancherebbe, se no non daremo una buona pubblicità, insomma. Esatto. Allora, ragazzi, come va? Allora, innanzitutto partirei dal discorso che cosa vi ha lasciato queste 2 settimane da un punto di vista proprio della vostra professione, e ovviamente siete appassionati, ma anche della vostra professione. Ecco, partiamo da Laura per cavalleria. Grazie Matteo. Beh, uno slam è sempre un'esperienza indimenticabile, questo è certo. Non si finisce mai di imparare, non si finisce mai di approfondire, di conoscere cose nuove, di migliorarsi. A me personalmente mi ha lasciato l'emozione di Simona Halep, devo dire la verità. Sì. Allora, quindi Simona Halep è la campionessa Slam di Roland Garros, quindi per il torneo femminile, ovviamente, e Nadal per il torneo maschile. Quindi Esatto. entrambi hanno realizzato un'impresa bellissima. Chiaramente Nadal per l'undicesimo trofeo, una cosa direi mostruosa, pazzesca, Incredibile. insomma, inarrivabile. Però devo dire, per quanto mi riguarda personalmente, questo Roland Garros 2018 lo ricorderò come il Roland Garros di Simona Halep, davvero, Esatto. perché la rumena ha realizzato un'impresa davvero straordinaria. Al quarto tentativo in finale Eh sì. Slam, perché ricordiamo che aveva fatto già, quindi che era la sua terza finale a Parigi, ma era la quarta perché aveva anche fatto finale a Melbourne, no? Esatto. All'Australian Eh Open. sì, di E recente. sì, è stata una partita bellissima, dai due Sì. volti, emozionante, vibrante, e poi insomma sono veramente contenta per lei, perché insomma Simone ha inseguito questo trofeo major, inseguiva questo trofeo major da tanto tempo, e poi per la Romania insomma una bella cosa, 40 anni dopo, Virginia Ruzici, no? Che ha vinto la Ruzici nel 1978, il Roland Garros. E poi ovviamente personalmente anche, e questo credo che insomma Ilvio sicuramente condividerà con me questa cosa, è stata l'emozione di vedere Marco Cecchinato, Esatto, ovviamente, quindi è stato lo slam anche di Marco Cecchinato, perché insomma ecco, un italiano che giunge in semifinale, è stato questo secondo me personalmente sono sicuramente sì. forse i due episodi di questo Episodi. Roland Garros che mi hanno, devo dire, lasciato, che mi hanno Sì. regalato più emozioni. Emozioni. Ecco, tu Laura eri al quarto o quinto Roland Garros? Non ricordo. Ero al quinto Roland Garros, quinto, Ecco. perché ho cominciato nel 2014, quindi sì, quinto Roland Garros. Quinto Roland Garros, invece Laura c'era qualcuno che quest'anno era la sua prima esperienza a Roland È Garros. vero. Caro Ilvio, che cosa ti ha lasciato Parigi in queste 2 bellissime settimane? Ecco. Allora, primo aspetto, tantissima stanchezza, la prima cosa, perché il grande esploit di Cecchinato, chiaramente per noi giornalisti italiani è stato un surplus, quindi Sì. anche con delle piccole sensazioni, nel senso che, bon, personalmente conoscendo le lingue serbe e croate arrivavano, ma a tutti noi arrivava qualche giornalista straniero a chiederci, Sì. ma soprattutto come si pronuncia Cecchinato era la domanda più gettonata in quel periodo, perché era da Cecinato a Cecchinato, a qualsiasi cosa c'era la domanda, ma come si pronuncia? Sì. Allora, sicuramente le due foto che ha detto Laura sono le principali, perché c'era, anche io spendo un attimo una parola su Simona Halep, perché Certo. Simona, alla fine della vittoria, cioè tutto lo Châtrier,
che sembrava veramente Bucarest, le bandiere rumene che c'erano, Sì, sì. tutti a intonare Simona Simona, era da veramente da brivido. Sì. Poi chiaramente per noi italiani, ed è curioso che ci siano state due eventi che sono riaccaduti dopo 40 anni, no? Dopo Perché Laura tantissimo, citava davvero. i 40 anni della Ruggiti e c'erano 40 anni da Barazzutti, quindi in realtà abbiamo veramente visto, chiaramente per noi italiani, ma io ho di fianco in queste 2 settimane un collega rumeno che dalla seconda settimana in poi era sempre più esaltato, cioè quindi Certo. è comprensibile, insomma, no? Quindi ci sono queste due immagini. Io aggiungo due immagini un po' diverse, nel senso che tra noi sulla vittoria di Cecchinato con Djokovic, penso che chi l'ha vista, ma noi che l'abbiamo vissuta là, ce la Sì, ricorderemo veramente tutta la vita, perché quel tiebreak del quarto set è mamma mia. stata una cosa che dici: ho avuto la fortuna di esserci. Sì, E ho sì. altre due immagini, una più se vuoi triste, cioè che mi ha colpito, ed è quando Djokovic, dopo la sconfitta, è uscito dalla conferenza stampa, nel senso che adesso sono curioso di vedere cosa farà Djokovic, perché il Djokovic uscito da quella conferenza stampa era veramente un punto Ah interrogativo sulla sì. sua carriera, che personalmente non avrei creduto prima del Roland Garros. Quindi c'è questo quesito. L'altra foto che mi porto dietro è anche Serena Williams che gira la partita del primo set, del primo turno, Sì. quando ha perso il primo set e poi la girata. Assicuro che la grinta, che una che ha vinto più di 20 slam e ha vinto tutto, ha ancora voglia di mettere in campo per giocare una partita del primo turno, che uno può dire ok, può anche importare relativamente. Invece lì io ho visto dal vivo perché lei è quella campionessa che è. Non è una questione solo tecnica, è una questione di continuare ad avere voglia di vincere. E quindi sono diciamo, questi quattro highlight No, principali che no. mi porto dietro. Assolutamente, tra l'altro, parlando proprio dell'Halep, visto che siamo partiti da lei, era reduce da quella finale famosa in Australia contro la Wozniacki. Anche a Roma aveva perso, insomma, si portava dietro questa scimmia sulla spalla, se così si può dire, e anche nella partita di sabato era sotto. Quindi, cioè, non è che la finale sia andata via, ecco, in maniera liscia, ha dovuto davvero tirare fuori qualcosa. Infatti, lo dicevate anche durante le dirette, Facebook, insomma, perché la Stephens, gli ha reso la vita difficile. Sì, assolutamente, è stato un match double face perché la Stevens è stata perfetta, assolutamente perfetta nel primo set e all'inizio anche del secondo. Poi qualcosa si è inceppato, qualcosa si è rotto, forse anche la stanchezza, un calo fisico, mentale e mentale sicuramente, ma insomma nella prima parte del match era quasi Eh ingiocabile, sì, vero. perfetta. Perfetta con i piedi, era dappertutto, prendeva tutto. L'Halep tentava come dire, di aprirsi il campo, di spingere il più possibile, ma non ce la faceva. E dopodiché qualcosa è cambiato. Halep si è calmata, si è rilassata, ha mollato il braccio, ha lasciato andare il braccio, approfittando anche appunto di questo calo fisico e mentale della Stevens. Come dire, ha cambiato l'inerzia del match, ha preso il sopravvento nel match e quindi ha completamente girato la partita. È successo un po' al contrario a quello che era successo l'anno scorso contro Jelena Ostapenko, Eh sì, perché è vero, è l'anno vero. scorso contro Ostapenko l'Halep stava dominando per un set e mezzo, addirittura era avanti nel secondo, dunque 6-4, mi pare 3-0, palla addirittura del 4-0. Pensa un po'. Adesso non ricordo, ma insomma. E la Lettone invece è riuscita Ma ad veramente. agganciarla, ha vinto, quindi a vincere, è riuscita a vincere il secondo set, l'Halep era ancora in vantaggio nel terzo set, e beh, niente da fare, insomma, alla fine è stata Ostapenko Esatto, a vincere davvero il Roland niente. Garros l'anno scorso. Quest'anno è successo ad Halep, quindi Sì. ha dato veramente, no, ha fatto, come dire, ha dimostrato di avere anche lei la tempra, secondo me la tempra della numero 1, la Sì. tempra di una campionessa vera, di una campionessa che riesce finalmente a vincere uno slam, una campionessa che non molla mai e che ci crede davvero dal primo all'ultimo punto. Del resto l'ha detto in conferenza stampa, ha detto io ci credevo, mi sono detta a un certo punto che dovevo
dovevo solo calmarmi un attimo, che dovevo cercare di aprirmi meglio il campo, di respirare meglio, di giocare punto dopo punto, ma sapevo di potercela fare. E così è stato, insomma. Quindi, sì, sì, assolutamente. No, è stata una bella prova da parte di Alep, davvero. E Stevens, ripeto, Stevens è eccezionale, ma è durata per un set e mezzo, ecco, via, diciamo. Sì, sì, è proprio poi, così, proprio così. Questo, sì. Non toglie nulla, questo non toglie nulla alla prestazione dell'americana, intendiamoci, sì, perché sì. Come dire, ha disputato un torneo splendido e anche la finale, davvero, ed è stata, secondo me, magnifica in campo, ma anche fuori dal campo, perché in campo ovviamente è stata eccezionale, ma sì, anche per quanto riguarda la sportività, il fair play, per quanto riguarda anche la calma con cui, insomma, gestisce le partite, certo, il rapporto anche con i tifosi, insomma, è sicuramente un esempio molto positivo. Ah, sicuramente. Ecco, invece la Ostapenko che tu citavi è uscita dal primo turno, sì, non ha forse... Non ha ripetuto l'exploit dell'anno scorso, anche prima di addirittura arrivare in finale, ma non è neanche, sì, come dire, si è proprio spenta al sì, primo turno, ecco, quindi non è riuscita proprio a, come dire, a rimettere in campo quel tennis così martellante, ah, così, sì, così potente invece che con cui aveva vinto l'anno scorso. Ecco ragazzi, vi chiedo anche una cosa, visto che parlavamo delle conferenze stampa, un aspetto del vostro lavoro molto bello e anche interessante è assistere, appunto, avere il privilegio di assistere a queste conferenze stampa post-match, che non sono tutte uguali, perché lì viene fuori probabilmente il carattere giusto del giocatore, come diceva Ilvio giustamente, Djokovic dopo la sconfitta contro Cecchinato è stato poco in conferenza stampa, poi ci sono i giocatori probabilmente anche più espansivi, gioviali, insomma, ecco, anche questo è un aspetto che mi piace sottolineare e sapere la vostra opinione, visto che i nostri follower sono sicuramente interessati, ecco. Guarda, allora, sicuramente sono più aspetti, secondo me. Allora, chiaramente viene fuori il carattere, poi dall'altra parte, se vuoi, quelli più abituati alle telecamere, ai microfoni, danno anche risposte abbastanza politically correct, no? Ecco, ecco. Quindi invece, poi magari su certe cose noi di Fognini ci lamentiamo per come interagisce spesso con sì, i giornalisti, ci ha dato comunque un paio di titoli grossi. Sì, sì. C'è un altro aspetto da dire che è interessante, quindi da questo punto di vista magari come Bitteni eravamo un pelino avvantaggiati, perché c'è Laura che è seconda lingua, per modo di dire, che è il francese, quindi sì, parla come l'italiano. Io me la cavo con lo sloveno e col serbo-croato, di conseguenza riesci ad andare a vedere alcune conferenze stampa nelle quali, dopo la parte in inglese, che è quella che quasi sempre è comunque politica, esatto, di correct, è la parte canonica, se così si può dire, certo, canonica, riesce a portare a casa magari il confronto che ha il giocatore con i giornalisti del suo paese, in cui, come è capitato con noi, con Fognini, piuttosto che con Cecchinato, in cui comunque il giocatore si apre un po' di più, perché comunque sia è un po' più a casa, certo, riesce a portare altre informazioni, magari vedere certe sfaccettature del suo carattere un pelino diverse, quindi sicuramente in conferenza stampa cogli ancora aspetti diversi del giocatore, ed è quella la parte interessante, no? Quindi capire sì, poi in realtà quello che tu vedi in campo molto spesso è anche figlio di quello che il suo carattere lo esprime nella conferenza stampa. Ti dico, molto spesso più con i giornalisti del suo paese, di riesce sì, a cogliere magari qualche sfumatura in più. Infatti. E questo è, infatti, Ilvio ha perfettamente ragione, questo l'abbiamo anche visto per esempio con Sloane Stephens, che dopo le prime due o tre domande, insomma, canoniche e risposte canoniche, anche alquanto succinte, direi, nel senso che Sloane Stephens non era, si vedeva che, insomma, nel momento di affrontare la conferenza stampa era un pochino sul chi vive, insomma, sì, si vede, certo, che il rapporto con i giornalisti a volte non è sempre poi forse così così perfetto, perfetto. Ecco.
Quindi poi alla fine ha voluto fare un po' una piccola polemica, sempre un po' scherzando ovviamente, però anche lì appunto come Ivio molto giustamente diceva è venuto fuori un po' anche la sua personalità decisa, a volte magari forse un po' polemica, e lei ha ricordato appunto ai giornalisti, addirittura indicandone alcuni proprio con il dito, dicendo sei tu, caspita, che appunto alcuni di loro, alcuni giornalisti soprattutto americani, le facevano sempre la domanda, oppure insomma le facevano sempre notare che lei vinceva praticamente che soli negli Stati Uniti. E quindi insomma lei ha messo le mani avanti dicendo: non cominciate a dirmi adesso solo perché oggi ho perso qui la finale Roland Garros, che io ecco ero sì, sì. Ha messo le mani avanti, esatto, ha messo le mani avanti e ha detto no, non è assolutamente così, quindi insomma è stata ovviamente, ha ribadito l'ottima performance. Beh, io sono d'accordo con lei, perché d'accordo ha perso, ma insomma ha disputato davvero un torneo fantastico, sì. E quindi questo è stato un momento particolare che di solito non si vede, appunto come giustamente diceva Ivio, la maggior parte delle volte sono molto politically correct, davvero molto molto ecco. Politically correct. Ecco, Sloane Stephens è una di quelle invece che a volte fa la differenza, che a volte ci dà, ci rende partecipi un po' della sua vera personalità, no? Come a volte fa Nadal, del resto, perché Nadal è sempre molto sincero, molto, molto aperto, sì. come spesso fa anche Serena, del resto, a volte, e Fabio, in primis, ovviamente, Fabio Fognini, con noi giornalisti italiani. Lo conosciamo, esatto. Non ha problemi a esprimere ovviamente quello che pensa, ma ecco, quindi questo è stato interessante. Poi anche appunto per dire alla fine della conferenza stampa della Stephens, lei stessa scherzando ovviamente, però c'era un po' di verità comunque, sì, anche sì, nello esatto. scherzo, ha detto insomma: beh, adesso two last questions please, anzi last question, come per dire, boh, basta, due domande, tagliamo corto e poi basta, voglio andarmene, insomma. Ecco. Quindi questo è vero interessante, vengono fuori molte volte, alcune volte, degli aspetti, insomma, il carattere, l'indole, la personalità, l'avverbio, il brio, insomma, di certi giocatori in conferenza stampa, viene insomma, fuori. Sì. Vengono fuori, quindi questo è sicuramente interessante, molto molto bello. Ecco, Laura diceva giustamente di Rafa Nadal, beh, credo che ragazzi in questa parte finale della nostra intervista non possiamo non esaltare, come dicevamo all'inizio, la prestazione di Nadal e la sua 11ª vittoria. Sembra tutto scontato e facile, ma 11 vittorie sono davvero tante, ecco, cioè è un'impresa che dobbiamo sottolineare, ecco. Sì, allora, in effetti, lo dicevo, mi pare, nell'ultima diretta che abbiamo fatto proprio sulla pagina Facebook di BitTennis, che noi ormai la stiamo banalizzando, perché lui ogni anno aggiunge un'attacca nell'elenco delle vittorie della Roland Garros. Esatto. 11 volte, vincere qualsiasi cosa 11 volte, anche se pari dispari col tuo amico, è già tantissimo, e lui ha vinto 11 volte il torneo più faticoso che esista sulla terra relativamente al tennis. Sì. E soprattutto come lo vince, nel senso che non ti dà obiettivamente mai la sensazione che possa perdere, e non è banale, cioè anche perché adesso mi faccio riferimento alla finale, se vogliamo, no? Cioè, per due set, cioè, team tirava robe che poi dal vivo percepisci ancora meglio, cioè sentivi. Ogni tanto ha tirato delle botte piatte dritto che sentivi il rumore delle corde, che era un piatto puro che volava dall'altra parte. E Rafa risponde, non solo risponde, ma poi subito, a seconda del colpo che arriva, gestisce tatticamente la partita nel modo migliore possibile. Quindi la terra che ti richiede comunque da un certo punto di vista un'accortezza tattica nel gestire come cambia la partita. Certo. E lui veramente è uno spettacolo, da questo punto di vista è uno spettacolo vederlo, come lui ancora adesso è obiettivamente, termine forte, ma se lui sta bene sulla terra rossa in questo momento è imbattibile, a meno che, come si diceva, uno non riesca a tirare per quattro righe, per quattro ore sulle righe. Allora a quel punto, se uno riesce a queste performance fantascientifiche, ne possiamo parlare, ma tirare quattro ore sulle righe
Sì, è un'impresa. Esatto. Non ce la faceva neanche Federer negli anni d'oro, Esatto. Ma questo infatti penso che la chiave che hai dato tu è interessante, poi anche la Laura sentiamo da lei. Cioè, Tim ha provato a fare la partita, anche la mia sensazione da casa, guardandola come tanti telespettatori, subito aveva recuperato il break, e quello era molto importante. Però, vedi, al primo errore, al primo momento di difficoltà nel primo set, Rafa ha chiuso il set 6-4 e lì è stato l'inizio. E anche dopo quel crampo lì, non so se poi Rafa vi ha detto il perché e il per come, perché quel crampo lì sembrava veramente preoccupante nel terzo set. E però è riuscito a venire fuori anche da quella situazione lì, quindi che dire? Beh, Ivio ha illustrato perfettamente come dire, le condizioni perfette di Rafa e quello che fa in campo. Sì, Tim ha provato tutto il tempo, ma non c'è stato nulla da No, fare, no, non c'è sì. stato davvero nulla da fare. Rafa è più forte tecnicamente, sicuramente, perché in campo riesce comunque come dire, a produrre il proprio tennis in maniera perfetta, come vuole lui, a mettere le palle dove vuole lui, a correre quanto e dove vuole lui, Sì. corre, insomma, voglio dire, ha sempre Impressionante. un'ottima, come dire, fornisce anche sempre un'ottima performance fisica e anche mentalmente, Ah, sì. non ha davvero rivali, ecco. Ma per quanto riguarda il campo, lui ha detto in conferenza stampa che effettivamente a un certo punto ha sentito un po' una cosa strana, una cosa che non aveva mai sentito prima d'ora, se ricordo bene, come se appunto il dito gli si fosse un po' bloccato, ma e Certo. poi dopo, insomma, però dopo alla fine è passato, è stato meglio, è Meglio. passato. Una sensazione di crampo, di blocco, insomma, no? Alla mano, al dito, appunto, ma poi, insomma, è Sì, passato è tutto. Poi, passato insomma, è stato tutto. meglio. Quindi, davvero, Tim, d'accordo che attualmente è sicuramente il migliore sulla terra dopo Rafa, Dopo Rafa, d'accordo, il numero due. numero due sulla terra battuta, Sì. certamente, non ci sono dubbi. L'ha battuto a Madrid molto recentemente, però. Ricordiamo che 3-7 su 5 è tutta un'altra storia, secondo me addirittura è addirittura un altro sport, 3-7 su 5 non sono paragonabili a 2-7 su 3, soprattutto sulla terra, anche sulle altre superfici, ma sulla terra è Particolarmente. talmente così faticoso. Quindi no, direi, come ha detto giustamente Ivio, Niente è da davvero un'esperienza vedere Rafa. Vedere giocare. questo Rafa davvero, Sì. anche, no, anche per noi, penso che tu sia d'accordo con me, è una cosa davvero stupefacente, superlativa. Boh, l'abbiamo visto altre volte, Quest'anno l'ho non si è. visto, quest'anno l'ho visto anch'io in diretta a Monte Carlo, due partite, insomma, tra l'altro proprio contro Team, tra l'altro una partita, e quindi, però ecco, direi che sicuramente un'emozione. Ecco ragazzi, concluderei con un bilancio, ecco, visto che abbiamo parlato dei nostri colori, al di là di Cecchinato e della sua grande impresa e di Fognini che è andato vicino a una bella impresa con Cilic, poi se vuole Ilvio ci dirà qualcosa, direi che anche Bolelli nella prima partita aveva dato filo da torcere a Rafa, anzi, forse è stato uno di quelli che gliel'ha dato di più, tutto sommato. Cosa dite? Sì, poi io ti aggiungerei, allora, diamo anche, tanto Simone, sì, i primi due set si è giocati Sì. bene, poi chiariamo che spesso poi i top la prima settimana sono in rodaggio, no? Quindi magari cominciano un attimo, poi Rafa parte la finale in tutte le partite ha fatto fatica in partenza, no? Ecco. Ricordiamoci anche con Schwarzman, È era solo vero, un set a vero, vero. due break, quindi Certo. ciò non toglie che io l'ho anche fatto io la cronaca di Bolelli Nadal. Bolelli veramente i primi due set ha giocato come, cioè, anche lui ha detto tiro forte sulle righe, bravo lui se me le prende, no? Ed è andata così, ha sfiorato anche, meritava direi, io direi personalmente dico che Simone meritava di portarsi a casa il secondo set, no? Ha avuto Secondo. anche dei set point, quindi non dimentichiamolo. Detto questo, di Cecchinato abbiamo non parlato, magari non tanto qui, ma abbiamo parlato per 2 settimane, abbiamo detto Esatto. tutto il bene possibile. Fabio ha avuto la sua occasione,
forse qualcuno dice poteva fare di più perché i primi due set sono scivolati via un po' male. Però dall'altra parte è vero che se l'è giocata fino in fondo, no? Se l'è giocata Sì. fino in fondo con un Cilic, in quella partita l'ha giocato veramente bene, non ha giocato neanche male secondo me con Del Potro. Diciamo che la differenza con Del Potro rispetto a con Fognini è che con Del Potro è stato bravo a vincere punti importanti, ecco, quelli che forse Cilic ha vinto contro Fabio. Ultima citazione che secondo me comunque... E io non sono un fan di Kamina, lo ammetto, nel senso che io mi piace un altro tipo di tennis, un po' più ragionato, però devo dire che la partita che ha giocato Kamina contro Stevens, se l'avesse vinta Kamina, veramente non c'era niente da dire, perché ha giocato chiaramente sempre rischiando quanto rischia lei, però comunque ha dato per 2 ore e mezza di partita, è stata anche brava a non rischiare in maniera del tutto... diciamo un poco accorta, nel senso che io mi ricorderò ancora adesso che sul 30 pari, mentre serviva lei per il match, Stevens ha beccato la riga di fondo veramente per un nulla, quindi si andava al match point. Pensa un po', E pensa. quindi è stata la Georgie che io ho visto in quella partita, nella partita precedente, era sempre una giocatrice molto aggressiva, che non azzarda un piano B. Però comunque era capace di rispondere anche non sempre tirando a tutta, ma bloccando la risposta, non chiaramente in slice, però magari un piatto più ammorbidito, e ha fatto una sola partita. Quindi pensando che poi Stevens fino alla finale è andata via veramente liscia, perché l'unico ha fatto 6-4, 6-4 con la Kiss in semi, se no ha Sì, passeggiato. assolutamente, Ci sono dei rimpianti, ma non perché ha perso delle occasioni lei, cioè... Questa volta diciamo che Kamina ha giocato veramente la bella partita e dispiace perché era veramente stata decisa da dettagli, quindi purtroppo da dettagli, ah. merito a lei. Esatto. E ragazzi, una fotografia di colore per, prima di lasciarci, invece del circolo di Bois de Boulogne, della zona dove si disputa il torneo. Tra l'altro è uno slam questo che è in continua evoluzione, nel senso che rispetto agli altri ha un attimo da recuperare, ovviamente l'atmosfera è bellissima, però si sta facendo qualcosa e si farà qualcosa per il futuro. Quindi mi è piaciuta molto la vostra foto vicino al muro del Philippe Chatrier. Insomma, ecco, penso che sia carino anche raccontare questo ai nostri telespettatori prima di lasciarci, ecco. Sì, beh, il giorno dopo sarebbero cominciati già i lavori, da appunto lunedì, nel senso, cioè i lavori per quanto riguarda la sala stampa, perché certi lavori ovviamente sono già cominciati, ma voglio dire, la domenica era l'ultimo giorno di vita, diciamo, di quella sala stampa e di alcune zone, proprio di alcune aree dello Châtrier, quindi effettivamente è stata una cosa simpatica, una cosa abbastanza carina, che insomma l'ultimo, da domenica pomeriggio, alla fine di tutti i match, tutti i giornalisti potevano lasciare appunto un messaggio sui muri, sulle pareti, sui muri della sala stampa, un ricordo insomma della loro esperienza a Roland Garros, un saluto, ecco. E insomma ci hanno dato dei caschi da operai, insomma, eravamo come su un cantiere, effettivamente, beh, perché da lunedì sarebbe stato poi davvero un vero e proprio cantiere, quindi anche la sala stampa, e quindi questa è sicuramente stata un po' un'immagine abbastanza emblematica di questo Roland Garros 2018, perché adesso appunto stanno rifacendo quella zona, quell'area, e quindi ce ne sarà una nuova. Nel 2019 la sala stampa sarà situata laddove adesso c'è il museo, praticamente nella Place des Mousquetaires, e poi appunto ci sarà il campo nuovo nel 2020, se non erro. Sì, quindi ecco, quindi questa è sicuramente una cosa che rimarrà, insomma, di questo Roland Garros 2018. Come dire, è un torneo che è in fieri, che è in work in progress, appunto perché si sta rinnovando, sta cambiando per appunto diventare, per mettersi al passo con gli altri major, che ormai appunto, soprattutto dal punto di vista del tetto, insomma, quella è la questione più spinosa ed è assolutamente la cosa più importante, l'elemento più importante, insomma, che L'abbiamo più visto interessa. anche durante la scorsa settimana, insomma, anche le varie Perché interruzioni. la cosa,
Perché la pioggia, a differenza del torneo, io sinceramente, almeno negli ultimi anni, si dice sempre, mamma mia, Londra piove, piove, Wimbledon piove, ma come piove, come è piovuto a Parigi negli ultimi anni, non è piovuto a, esatto, a Londra sicuramente, insomma a Londra, almeno negli ultimi anni, ogni tanto c'è una pioggerellina sottile, ma insomma che non dà troppo fastidio, invece ogni anno a Parigi, insomma, sì, è così. Giove pluvio non ci risparmia. Esatto. Insomma, è piovuto abbastanza. Ecco. Almeno sicuramente aneddoto di colore, penso che quello che mi ha colpito di più. Non so Ivio cosa ne pensa. No, intanto, se parliamo di aneddoti di colore, sono tanti, ovviamente. La professionista è Laura, quindi io. No, dico, no, perché però, ecco, diciamo che sicuramente quello che io mi porto dietro, aggiungo a quello che ha già detto Laura, che in effetti era il. E comunque la fortuna di aver visto ancora in questo mio primo anno da matricola a Roland Garros il campo numero uno, che verrà appunto demolito per supportare la costruzione del tetto dello Châtrier, che è un campo bellissimo, quindi alla fine cioè, insomma, con le tribune circolari, quindi un campo particolare, dico, almeno ho avuto la fortuna di vederlo, e mi porterò dietro l'immagine di tutta la fiumana di gente lungo i viali di questa che di fatto proprio settimana diventa una cittadina del tennis nel vero senso della parola, quindi per chi è appassionato vedere tutta questa gente che lì per il tennis è comunque un aspetto che colpisce, insomma, ecco. Ecco ragazzi, l'aspetto gastronomico, capisco che noi italiani siamo sempre molto critici da questo punto di vista, però insomma a Parigi ci siamo stati tutti, non si mangia magari come in Italia, però ci sarà qualche particolarità, ecco. Mi piace anche sottolineare questo aspetto, dai. Forse, allora, sì, beh, certo, a Parigi si ha la possibilità di mangiare anche molto bene. Beh, c'è da dire che però noi uscivamo dalla strada sì, esatto, prima delle, direi, 10:30, 10:15. Quando dava bene 10:15, ma doveva andare benissimo. Doveva andare benissimo, ecco, esatto. E quindi in realtà mangiavamo un po' quello che trovavamo a quelle ore, ecco. Ah, quindi, sì. Però la zona di Port d'Auteuil, dove appunto è situata in Roland Garros, offre comunque la possibilità di poter appunto mangiare in varie brasserie che effettivamente propongono una cucina abbastanza locale, insomma abbastanza francese, diciamo. Ora francese. Poi chiaramente ci sono anche c'è anche una cucina internazionale. Devo dire che sempre l'intorno ci sono anche alcuni locali che propongono cucina prettamente italiana, quindi devo ammettere che non sempre in Francia la cucina italiana è all'altezza, ovviamente, sì, della nostra vera cucina italiana, anzi direi molto veramente. Però ecco, in alcuni locali lì in quella zona devo dire che insomma non ci si può lamentare, ecco, c'è anche una cucina italiana abbastanza, quindi era abbastanza gradevole e che rispecchia abbastanza, ripeto, esatto, abbastanza per alcuni aspetti, ricordo un po' i nostri sapori, ecco. Però diciamo che sì, non avevamo molto, devo dire, tanto tempo per, diciamo, gustare la, esatto, cuisine, voilà, la famosa cuisine, esatto, francese, francese, no vabbè, francese, insomma. Sì, diciamo che noi completo mangiavamo proprio per una questione di dobbiamo alimentarci per il giorno dopo, quindi in realtà ci siamo goduti forse il sabato sera, che siamo riusciti ad andare tutti insieme l'ultimo sabato su a Montmartre, e quindi abbiamo fatto una serata lì, poi un'altra sera, se no alla fine era veramente sono le 10:30, troviamo un locale, mangiamo qualcosa, sì, perché sì, se no non arriviamo al giorno dopo, quindi è vero. Diciamo che l'aspetto enogastronomico era in secondo piano, giustamente, confermo, davvero era proprio così. Dovevamo riprenderci un po', trovare le energie, esatto, la sera, no? Esatto, ricucillare, esatto.
Ragazzi, io vi ringrazio davvero di questo momento che ci avete concesso. Speriamo, sicuramente ci risentiremo presto. La stagione sull'erba è cominciata proprio lunedì. Una stagione sull'erba corta perché è la superficie, diciamo, che dedica purtroppo meno spazio il calendario, però insomma è il percorso che ci porterà a Wimbledon. Quindi credo che ci risentiremo. Vi ringrazio e grazie, insomma, sia alla Laura che a Ilvio. Grazie a Grazie te, grazie a te. a te, Saluti a tutti. buon tennis, ragazzi, a presto. Ciao, ciao. Ah. Ciao, ciao, ciao.